Signor Alto Rappresentante, l'abbiamo oggi ribadito, è sempre più preoccupante la situazione di protratto stallo politico in Venezuela che ha determinato una crisi umanitaria, sociale ed economica che colpisce il Paese e ha provocato un vero e proprio esodo di massa. Più di 2 milioni di persone, e fra questi molti bambini, hanno lasciato il Paese per sfuggire a situazioni di vita drammatiche e alla repressione di un governo sempre più autoritario. È necessario, è vero, lo stanziamento di aiuti per supportare le nazioni vicine a far fronte all'enorme sforzo umanitario per garantire dignitosa accoglienza a tutti i rifugiati. Ma occorre una soluzione pacifica di lungo periodo e per questo sarà necessario che l'Europa incrementi lo sforzo di mediazione internazionale con il governo venezuelano per porre fine alla violazione dei diritti e per il ripristino della democrazia. Signora Mogherini, condivido la sua proposta di istituire un gruppo di contatto che verifichi se esistano le condizioni per un processo politico che porti ad una soluzione democratica che coinvolga tutti gli attori regionali e internazionali. Grazie. Onorevole.